Ciao ragazze, in questo tutorial realizzerò un fondotinta compatto. È un prodotto in crema, però quando lo applicate, adesso ve lo mostro qui, io l'ho già applicato qui, sembra quasi, ricorda molto il prodotto in polvere libera, molto molto asciutto, è crema, però diventa finitura, sembra quasi polvere. Potete provare anche ad applicarlo come correttore perché comunque è un colore molto aranciato, potrebbe riuscire a coprire le occhiaie magari non troppo pronunciate, blu violacee. Questo è il colore. Se vi interessa realizzare questo prodotto, vi lascio al tutorial dove vi mostro come fare per realizzarlo e soprattutto la ricetta. Inizio pesando il biossido di titanio, quindi inizio pesando i pigmenti. Peso l'ossido giallo. Ok. Un po' di ossido rosso. Ecco fatto, così potete vedere la differenza tra l'ossido rosso e l'ossido giallo, cioè di ossido rosso ce ne va poco 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 perché tinge troppo. Anzi, se siete indecise e volete, nel caso soprattutto di fondotinta in polvere libera, avete paura di sbagliare e di creare un fondotinta che tenda troppo al rosso, mescolate prima tutti quanti colori, quindi biossido di titanio, ossido giallo e poi provatelo e solo dopo aggiungete piano piano l'ossido rosso, perché con l'ossido rosso purtroppo si tende a creare dei fondotinta con sottotono rosato. Per ultimo aggiungo l'ossido nero, poco, direi una punta di cucchiaino drop. E adesso cosa farò? Macinerò tutto con il grinder. Potete utilizzare anche il mortaio e il pestello, va bene lo stesso. Forse il vantaggio del grinder è quello che nel momento in cui voi macinate i vostri pigmenti, non li respirate perché sono tutti chiusi qui dentro. Una volta mescolati i pigmenti, li mettete per il momento da parte. Adesso peso gli oli. Ci vogliono degli oli leggeri e soprattutto degli oli stabili. Ho scelto il Caprylic. Potete anche utilizzare il Decaprylic carbonato oppure anche quest'altro olio che è eccolo qua, Ethylexyl Stearato. È un olio molto interessante, molto emolliente, però allo stesso tempo ha un tocco molto asciutto ed è molto molto interessante ed è molto stabile. Aggiungo l'olio di jojoba, prendo i pigmenti che avevo già mescolato e li trasferisco qui dentro nell'olio e comincio a mescolarli. Bene, non ci devono essere grumi. Soprattutto sul fondo, perché sul fondo si accumula tutto il pigmento. Aggiungo un altro po' di prodotti. Allora, inizio con. Aggiungendo un po' di silice, che è un prodotto assorbente. Stabilizzante, opacizzante, poi aggiungo la mica, che è un riempitivo, ma in questo caso dà anche un po' di luminosità. Poi aggiungo l'amido di mais, questo l'ho comprato al supermercato. L'amido di mais è un addensante, però serve anche per aumentare la scorrevolezza dei prodotti. Potete utilizzare anche l'amido di riso, va benissimo. Ok, adesso voi vi chiederete: ma come fa a mescolare tutta questa roba? Si mescola piano piano.
cominciate a mescolare con un cucchiaino in modo da non far alzare troppa polvere. Ok, e poi non si butta via niente. Continuate con il pestello, mescolate. Ecco fatto. Non ho finito, mi mancano gli ultimi due ingredienti che sono la cera candelilla. Per addensare questo preparato aggiungo un altro ingrediente che è l'olio di ricino idrogenato. Io mi sono trovata molto bene con questo tipo di prodotto. Spesso all'interno degli inci dei vari prodotti di make up trovate scritto olio idrogenato. Provatelo se ce l'avete, se no potete sostituire questo olio con la cera Bellina, che è una cera d'api modificata. L'effetto non cambia. Ho controllato questo olio, comunque, se guardate all'interno del biodizionario, ha come pallino, ecco, che indica la sicurezza di questo prodotto, un pallino verde. Scaldo a bagnomaria i vari ingredienti, soprattutto la cera e l'olio di ricino idrogenato che si debbono fondere. Ci metteranno un po' perché l'olio di ricino idrogenato fonde a temperature piuttosto alte. Accertatevi che la cera candelilla e l'olio di ricino idrogenato si siano completamente sciolti. Se fate così, noterete, vedete che ci sono dei grumi. Quindi aspettate, vedete, è liquido, non ci sono più grumi. Vuol dire che a questo punto è pronto, quindi spengo il fuoco. Prendo il barattolino, io aggiungo un po' di vitamina E, ok, 1 o 2 gocce. Per evitare che si addensi subito, tengo il barattolino con la pinza sollevato. Perché se io lo appoggio sul piano, il piano è freddo e il composto si addensa. Invece così no. E lo verso all'interno di questo contenitore. Ok. Lasciate solidificare e raffreddare tutto. Io ho terminato con la preparazione del fondotinta compatto in crema. Vi saluto e vi aspetto al mio prossimo tutorial.